Durante la gravidanza, tutto il corpo si prepara al parto e con esso anche un gruppo di muscoli che non tutti conoscono, che sono i muscoli del pavimento pelvico. Questi muscoli, molto importanti, hanno diverse funzioni, tra le quali una funzione di continenza, una funzione di circolazione, una funzione di sostegno degli organi della pelvi e addominali. Hanno un ruolo importante nei rapporti sessuali, hanno un ruolo di sostegno del peso del bambino, della pancia in gravidanza e un ruolo importante, se sono bene elastici, nel momento del passaggio del feto nel canale del parto. Questo agevola sicuramente sia la mamma che il bambino. Iniziamo col far capire qual è la parte di muscoli interessata durante gli esercizi che vi mostriamo. Solitamente lo spieghiamo alle donne dicendo che il perineo è la parte che poggia sul sellino della bicicletta. Per riconoscere e visualizzare il muscolo interessato, una prova utile consiste nell'interrompere per pochi secondi il getto della pipì. Successivamente l'esercizio andrà eseguito a vescica vuota. Cominciamo con gli esercizi fasici. La donna, in qualunque posizione, può contrarre e rilasciare i muscoli per 3 volte. Noi oggi vediamo quella a farfalla. Stringo, rilascio, stringo, rilascio, stringo, rilascio. Vediamo ora gli esercizi tonici. Durante la giornata la donna può praticare contrazioni volontarie più intense e prolungate nel tempo. L'ideale sarebbe effettuare 5 contrazioni di 5 secondi con un rilassamento di 10 secondi. Vediamoli. Contraggo 1, 2, 3, 4, 5 e rilascio. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Contraggo. 1, 2, 3, 4, 5 e rilascio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E così per 5 volte. Il terzo ed ultimo esercizio consiste nel contrarre con intensità crescente i muscoli vaginali. Ci mettiamo a carponi, immaginando di salire di piano in piano con un ascensore, contraendo i muscoli sempre di più per poi rilasciarli gradualmente scendendo. Pronti? Contraggo, primo piano. 2, secondo piano, 3, terzo piano, 4, quarto piano, 5, quinto piano e tengo. Ora scendo, quarto piano, terzo piano, secondo piano, primo piano e rilascio. All'inizio mantenere la contrazione è un po' difficile. Ma un po' per volta si diventa esperte.